Questi sono gli Xreal Air 2 Pro, degli occhiali a realtà aumentata che, se collegati a PC, telefoni e addirittura console, ti permette di vedere uno schermo enorme proprio davanti a te. Questo invece è l'Xreal Beam Pro, all'apparenza un telefono ma che in realtà è un potentissimo hub che ti apre a tantissime possibilità: film, serie TV, cloud gaming, addirittura special video, e con lui ovunque tu sarai avrai un setup per poter lavorare, guardare qualsiasi cosa, beh, con uno schermo veramente grande. E questo sguardo al futuro è tutto marketing oppure è qualcosa che effettivamente si può usare? Vediamolo! Partiamo dall'unboxing. Intanto ringrazio Xreal per avermi fornito i dispositivi. E nella scatola dell'Air 2 Pro subito troviamo una custodia con dentro gli occhiali, sotto vediamo i supporti sia per il naso e anche per gli occhiali, un panno in microfibra e dei manuali di istruzione. Torniamo agli occhiali, togliamo la carta e troviamo il cavo Type-C. Se invece rimuoviamo la plastica, ecco che c'è un accessorio per bloccare la luce e infine gli occhiali. Dotati di due display micro OLED con risoluzione 1920x1080, fino a 120 Hz, 75 grammi di peso, un FOV, ovvero il campo di visione di 46 gradi, e una densità di pixel di 49 ppd. Acquistabile su Amazon o sul sito Xreal a 515 euro. Passiamo al Beam Pro. Scartiamo e ci troviamo con la scatola in primo piano con le camere. Una volta aperto abbiamo il telefono e una scatolina. Mettiamo da parte che lo vediamo tra poco. Voglio vedere il Beam Pro prima. Questo è il fronte, schermo LCD da 6,4 pollici, risoluzione 1080x2400, IP54. Questo è il retro, dove vediamo le due camere da 50 megapixel, batteria da 4300 mAh, e di lato abbiamo un tasto arancione multifunzione, tasti del volume e di blocco. Dall'altro lato troviamo lo slot per la SIM e nel mentre che continua la configurazione vediamo l'altra scatola con un pin per le SIM ed ennesimi manualetti. Anche questa acquistabile su Amazon o sul sito Xreal in due versioni: 6GB di RAM con 128GB di memoria a 230 euro oppure 8GB di RAM e 256GB di memoria a 280 euro. Allora, da fuori sembrano dei semplicissimi occhiali, tra l'altro ecco, anche molto belli, no? Ecco, io in realtà sto guardando Mario Wonder, sto giocando sulla Switch con uno schermo molto grande con praticamente zero latenza, è una figata pazzesca. Poi però se stacco e lo collego per esempio all'Xreal Beam Pro, ecco che sto guardando invece un film. Ecco, io con loro posso andare tranquillamente in giro, sarà tutto collegato, ci sarà questo schermo che mi segue, sarà sempre al centro. La cosa fighissima è che mi permette comunque di vedere il mondo reale. Se voglio prendere, non lo so, una custodia, voglio prendere il Joy-Con, qualsiasi oggetto, io il mondo reale lo vedo benissimo. E si vede bene, ragazzi, si vede bene, non è fuffa questa roba qua. Lo schermo è abbastanza grande, si vede molto nitido e ha ovviamente anche il suo bagaglio di lati negativi, che andremo a vedere. Ok, ma quindi questi come funzionano? Come fanno a far vedere uno schermo grande? Allora, essenzialmente qua, sulla parte superiore, vedete qua che è un po' più cicciotto, sono situati due display, che sono display 1080p fino a 120 Hz micro OLED. Sono piccolissimi, ok? Quindi di base il display non fa altro che puntare in basso, ok? Qui in basso ci sarà una superficie a 45 gradi trasparente che prenderà l'immagine del display, quindi tutta la luce, e la sparerà davanti. Solo che davanti non ci sono i nostri occhi, quindi sta puntando in una parte che non c'entra niente. A quel punto arriva un'altra superficie che in realtà, immaginatelo come uno specchio, prende la luce e quindi la rimanda indietro ai nostri occhi. Così funziona. È una cosa super curiosa, super bella. Invece che avere tutto negli occhiali, fa affidamento a altri dispositivi che, come ho detto prima, possono essere computer, console, telefoni, degli hub del genere, per poter rendere questi occhiali super leggeri. E ragazzi, sono veramente leggeri, cioè sono super 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 leggeri, è una cosa fantastica, come degli occhiali normalissimi. Quindi è molto curioso vedere come tutti questi elementi sono trasparenti. Di conseguenza, beh, tu comunque riesci a vedere il mondo reale, solo che vedi uno schermo molto grande. Cioè, fighissimo. Da tenere conto che molte volte si vedono video e foto di questi occhiali senza nessun tipo di cavo, che funzionano da solo. In realtà, questi occhiali funzionano unicamente se gli si collega
un cavo, ok? Senza non funziona, non hai bisogno di un altro dispositivo, quindi tu li metti e il cavo c'è sempre. Questo, diciamo, prende un po' la filosofia dell'Apple Vision Pro, ovvero invece che caricare qua il visore e metterci tantissime cose, tantissime componentistiche, con un cavo semplicemente sfrutti altri dispositivi. E sì, quindi questo collegato a console come Nintendo Switch o telefoni è veramente una figata, ma poi ve lo spiego meglio. Ora li tengo così, senza nessun cavo, per praticità. Questi occhiali qua possono essere personalizzati veramente tanto. In primis, come vedete, ci sono queste due alette che sono molto flessibili. Vedete? Sono molto, molto morbide. Questo per potersi adattare a tantissimi tipi di facce. Poi abbiamo sul lato le alette, ok? Che si possono spostare in varie posizioni, quindi o sotto, o in mezzo, o sopra, ok? A seconda quindi dell'angolazione che tu vuoi. Tre sono anche i pad per il naso, piccolo, medio, grande, possono essere allargati o ristretti in modo che sia perfetto per il tuo naso. E infine si possono aggiungere anche delle lenti prescrittive. X-Real quindi nella scatola ti mette quella base che poi devi dare all'ottico per farti fare su misura nell'occhiale, però diciamo che io preferisco, vi suggerisco di comprarle direttamente da siti terzi. Come Lensology, che è il partner di X-Real, o VRock, che sapete che io utilizzo già per i visori a realtà virtuale, entrambi i link ve li lascio in descrizione. Quindi potrai indossare gli occhiali e ti permetterà di vederli perfettamente proprio perché hanno la tua graduazione. Grazie a questo bottone sul lato si possono rendere gradualmente gli occhiali più o meno scuri con tre modalità. Per quando c'è troppa luce hai bisogno di più contrasto e non vedi tutto in modo nitido. E se per esempio quando li indossi c'è veramente troppa luce, non ce la fai neanche con quelle impostazioni lì, prendendo dal case c'è un altro accessorio, no? Che si applica proprio sopra gli occhiali, ecco che diventa molto più scuro. Poi abbiamo un altro tasto che ti permette di aumentare o diminuire la luminosità dello schermo, fino a 500 nits, che è davvero luminoso. Se invece si preme il tasto meno per 2 secondi, allora si entrerà in modalità audio. Quindi adesso il tasto più, invece che modificare la luminosità, andrà a diminuire o aumentare l'audio. Un modo veramente intelligente per quanto mi riguarda di gestire la situazione, perché da una parte ti permette di gestire la luminosità e invece in 2 secondi puoi switchare per on device, cambiare direttamente il volume. Quindi, parlando di audio, ecco che passiamo alle casse. Sono decenti, funzionano bene, ovviamente gli alti alti e i bassi bassi non ci sono, dipendendo da se il volume è altissimo ci potrebbero essere delle distorsioni, se il volume è basso potresti perderti delle frequenze, insomma non sono perfetti, ma per il uso normale che ci devi fare, film, gaming, lavoro, sono molto buone, rendono molto bene. Audio stereo quindi già negli occhiali, che lo rende quindi un bel pacchetto. Quindi com'è usare questi occhiali? Ragazzi, è una figata, si vede tutto in modo molto bene, ovviamente dipende dal dispositivo che usi e quindi anche da quello che vuoi fare. Se lo colleghi al tuo PC, Windows o Mac, ecco che vuoi avere tre schermi, tre monitor che fluttuano in aria, portando la produttività ad un livello incredibile. Fuori casa puoi mantenere il tuo setup multimonitor continuando a lavorare. Se lo colleghi per esempio ad un telefono, invece qua vedrai proprio il mirroring dello schermo direttamente negli occhiali, con uno schermo appunto molto grande. Se lo colleghi per esempio a telefoni che sono Samsung, ecco, Samsung Dex si apre e quindi diventa quasi un computerino, fatto molto bene. Per quanto riguarda specificamente i telefoni, ecco, dovete un attimo controllare per vedere quali sono compatibili, cioè proprio la lista di X-Real che vi lascio in descrizione per poterli comparare, perché ecco, non tutti potrebbero funzionare perfettamente. La cosa fighissima quindi di utilizzare un qualsiasi telefono è che hai tutte le tue applicazioni. Prendi YouTube, giri il telefono, ce l'hai orizzontale in uno schermo super enorme. Netflix, Disney Plus, che ne so, qualsiasi roba che ti viene in mente, qualsiasi app che hai nel telefono, la puoi vedere grande. E quindi arriviamo magari al lato gaming. Da questo punto di vista, se c'hai un ROG Ally, un Steam Deck, puoi semplicemente collegarlo ed è una figata. Ma se invece vuoi coniare il tuo sogno di poter giocare alla tua Nintendo Switch con uno schermo gigante ovunque tu sia, ecco, avrai bisogno di un piccolo hub, un piccolo dongle che si compra, che si collega quindi alla Nintendo Switch, mettendo anche l'alimentazione. È veramente latenza zero, si vede benissimo, i colori sono incredibili, lo schermo è gigante. Cioè ragazzi, veramente latenza pressoché minima, è incredibile.
Per spremere al meglio PC e telefono c'è un'applicazione che si chiama Nebula, la potete scaricare nel Google Play o semplicemente nel sito di XEL, che ti permette nel caso di PC avere, poter gestire gli schermi, il refresh rate eccetera, e nel telefono avere proprio un menu con tutte le applicazioni, anche se quest'ultimo sul telefono non è proprio il massimo, ma lo vedremo dopo. Forse però il dispositivo perfetto da accoppiare con gli occhiali, beh, è proprio l'XEL Beam Pro. All'apparenza è un qualsiasi telefono Android comunissimo, con il Google Play, con tutte le applicazioni, puoi scaricare Netflix, YouTube, Disney Plus, il Game Pass, Remote Play, tutto. È un po' fuorviante il fatto che sia Android, ma è fatto apposta, proprio perché tu lo vedi e dici, ah, so come si usa, ci metto niente a saper come utilizzare questa roba qua. Però con il suo Nebula OS, ecco che cambia un po' la storia. Quindi collegati agli occhiali dovete vederlo un po' come centro di comando. Il sistema operativo è un po' Apple Vision Pro-ish, nel senso che ha tutte queste applicazioni tonde, letteralmente vedi tutte le applicazioni che hai nel telefono. Lui diventa un telecomando, puoi puntare, infatti c'è questo puntatore a tutte le applicazioni, ci sono tutti gli swipe, ci sono veramente un sacco di cose. Puoi aprire non solo un'applicazione, ma molteplici, le puoi piazzare più o meno dove vuoi. Avrai accesso anche al cosiddetto trade-off, in italiano 3 gradi di libertà, potendo mantenere le finestre lì dove sono e potendo girare la testa. E questa è la vera forza del Beam Pro, puoi spingerti tanto da poter comunque vedere il mondo reale, quindi i tuoi schermi del computer, ma poter vedere altre schede al di sopra di quelle, puoi vederne due con una terza, diciamo, applicazione aperta nel Beam Pro. Per esempio, è un'esagerazione per farvi capire le potenzialità e le differenze di questo dispositivo. Quindi per esempio puoi appicciare il Game Pass su una scheda, puoi collegare via Bluetooth qualsiasi dispositivo, quindi anche il tuo controller Xbox, e avere su un'altra scheda un video, un testo, qualsiasi cosa. O per esempio puoi avere il Remote Play, e ragazzi funziona tutto molto molto bene, puoi appicciare Netflix, una figata. Un'altra peculiarità di questo dispositivo sono queste due porte, a differenza di una, di un telefono, che quando colleghi gli occhiali, se il telefono ti si scarica, beh, hai finito, e stare senza telefono non è proprio un granché, con lui puoi collegare appunto una presa o una fonte di alimentazione. Per me il setup migliore che c'è è via powerbank, non solo con questo, anche con la Nintendo Switch, quindi con l'hub che vi ho fatto vedere prima, ha una porta per l'alimentazione. Ecco, questa cosa qua ti permette di poter giocare o vedere film o qualsiasi cosa fino all'infinito, se sei in viaggio, ragazzi, o se sei fuori casa, è perfetto. Un'altra chicca sta nel retro, ecco qua che ci sono queste due camere posizionate in modo molto simpatico, che in un certo modo, beh, sembrano essere molto simili ai miei occhi. Ma questo fatto curioso è fatto apposta che sembrino degli occhi, sono a 50 mm di distanza e questo permette fare delle foto e dei video spaziali. Un po' quindi come gli iPhone e come l'Apple Vision Pro, puoi effettivamente vedere questi video, queste foto, con un senso di profondità. È un po' difficile da spiegare, ma immaginatelo come l'effetto 3D del cinema, solo che è praticamente al contrario, invece che le cose vengono verso di voi, si enfatizzano le cose che sono lontane a voi. Per esempio le cose che sono in primo piano, ecco, resteranno in quella posizione là. Invece i muri, i pareti, le cose insomma in profondità verranno accentuate ancora di più. Vengono infatti prese due immagini, uno sul lato destro e uno sul lato sinistro, che negli occhiali, se si preme il tasto più per 2 secondi, ecco che si entra nella modalità 3D. Prendi queste due immagini, le unisci in una, ecco che appunto si nota questo senso di tridimensionalità. Questa roba qua sicuramente mi farà portare non solo gli occhiali, ma soprattutto il Beam Pro in vacanza, solo per fare delle foto in più e poter avere queste foto e poterle rivivere in futuro in un modo un po' più immersivo, un po' più particolare. Ed eccoci arrivati quindi alle conclusioni. Partiamo dal software. Se parliamo specificamente dell'applicazione Nebula, ecco, quello è un po' secondo me il punto debole. L'applicazione non è fatta molto bene, secondo me non è pensata molto bene. Un po' forse perché ci sono così tanti dispositivi difficili da giostrare, ognuno con le sue caratteristiche, potrebbe essere un po' difficile fare un'applicazione del genere. Ma secondo me alla base non funziona. Ci sono cose come un pet, come applicazioni un po' semplici in realtà aumentata,
che sono carucce perché vedi questi palloncini che puoi far scoppiare nella tua stanza, ma sono cose che un utente che utilizza questi occhiali non aprirebbe mai. D'altro canto, il software proprietario di Nebula OS è fatto molto bene, ma si vede che appunto è una copiata apposta, non si può sbagliare proprio perché è fatto apposta che funzionano insieme. È molto buono. Quindi, come detto, se hai un Samsung, non utilizzare l'applicazione, invece utilizza il Samsung DeX. Invece, se hai dei telefoni, utilizza semplicemente il mirroring, che è la cosa migliore che tu possa fare, secondo me. Quindi, generalmente parlando, il software funziona. Però c'è anche il fatto della compatibilità. Devi vedere per esempio su PC se la tua porta Type-C ha anche la trasmissione di dati DisplayPort. Se non ce la devi comprare un adattatore, quale PC Windows magari funziona, quale tipo di portatile c'hai, le specifiche sul telefono, anche lì devi vedere quale è compatibile. Quindi ci sta una curva di impostazione per poter vedere se effettivamente il tuo dispositivo o il tuo setup può effettivamente realizzarsi. C'è una roba del genere. Ovviamente dispositivi come il Beam Pro sono, diciamo, una manna dal cielo, nel senso che una volta che ce l'hai il tuo setup è pronto. Il sistema operativo Nebula OS è fatto apposta, quindi non ti devi appoggiare a applicazioni che sono un po' incerte, funziona con un dispositivo ed è questo e funziona anche molto bene. Spero che continueranno a migliorare l'hub, ok? Magari modificando questo hub molto di più, facendo capire che è meno telefono Android e più dispositivo per gli occhiali. Il fatto che puoi alimentarlo anche, a differenza di un telefono, fino a quanto ti pare, con appunto le doppie porte Type-C, rende questo dispositivo un must have? No. Calmiamoci ragazzi, no, perché secondo me, adesso lo vediamo, conviene prendere in primis gli occhiali e solo dopo magari vuoi migliorare la tua esperienza utente d'uso, vuoi avere un hub o un dispositivo esclusivo proprio per gli occhiali, ecco che lui è perfetto. Questo diciamo che è il dispositivo perfetto per l'intrattenimento, per i film, media, anche per il gaming in cloud, perché funziona come detto molto molto bene, però si ferma lì, nel senso che non è super necessario. I film, le applicazioni ce li hai comunque sul tuo telefono, non hai tutta questa personalizzazione, ma comunque più o meno va. Comunque se hai bisogno magari di più schermi o di lavorare in modo più serio, ecco che magari puoi collegarlo a un computer direttamente. Se lo usi da solo con gli occhiali, senza la ricarica, ti dura dalle 3 alle 3 ore e mezza, puoi spingere fino alle 4 dipendendo da quello che fai, quindi puoi vedere un film più qualche altra cosetta, ok? Quindi anche buono, però ti devi ricordare di ricaricarlo ogni singola volta, sennò perderà sempre più senso. Le funzioni spaziali sono molto carine, ma se vi devo dire la mia, ecco, vi consiglio di prendere prima questi occhiali e successivamente il Beam Pro per espandere e migliorare quindi l'esperienza di guardare film o serie TV. Anche gaming e cloud. Quindi questo ti dà accesso allo spatial computing, ma io direi di concentrarci meglio sugli occhiali. Quindi passiamo agli occhiali. Ragazzi, ve lo devo dire, è una figata. Si vedono molto molto bene, anche proprio da fuori, non sembra che stai usando chissà che di visori grandi o cose particolari. Potrebbero anche passare inosservati. Allora, devo dire una cosa riguardo le casse, riguardo l'audio, la prima cosa, ovvero che c'è ovviamente l'audio che arriva direttamente alle orecchie, ma dipendendo dall'ambiente in cui stai, ecco, le altre persone potrebbero sentirlo. Per esempio, se stai in un aereo e metti il volume anche basso, essendoci magari molto più quiete, ecco, gli altri potrebbero sentirlo. Allora portiamo la situazione diversa, un treno. Un treno c'ha molti rumori, tanta gente, quindi tu che fai? Aumenti il volume, ma aumentandolo comunque la gente lo sentirà. C'è anche un po' questa cosa da aggiustare. La soluzione è collegare le cuffie al dispositivo, che sia telefono, PC, Nintendo Switch, console, qualsiasi roba lì, oppure collegare delle cuffie Bluetooth, che secondo me è l'opzione migliore. Quindi sono incredibili. Vedi questo schermo molto grande, veramente la luminosità, mentre stai per esempio a casa, la luminosità veramente si fa sentire, i colori sono molto accesi. Un 1080p veramente sufficiente, soprattutto con la maggior parte di dispositivi o schermate.
Io lo uso soprattutto sul divano o sul letto per quelle sessioni sfrenate di media, film, serie TV oppure gaming predormita, che è una meraviglia. Una cosa da tenere conto e che notate fin da subito sicuramente, beh, è l'FOV, il campo di visione. Infatti quando vi muovete vedete che lo schermo, la finestra, viene tagliata. Questo proprio per il campo di visione che appunto è fino a 46 gradi. Che in realtà rispetto a dei visori potrebbe sembrare male, perché vanno anche sui 100 o anche di più. E in realtà 46 gradi per un contenuto non immersivo, quindi semplicemente uno schermo piatto per un film o cose del genere, è ottimo. Chiaramente lo si nota di più quando hai molteplici schede, questo perché non puoi vedere entrambe le schede nello stesso campo di visione, almeno con questi occhiali. Chiaro che questo effetto lo si ha anche quando hai molteplici monitor, puoi vedere un monitor alla volta solo quando ti focalizzi su di esso. Quindi in realtà questi 46 gradi non sono davvero un problema, e anche se prendi un contenuto e lo fai a tutto schermo, riempirà completamente quindi il tuo campo di visione di 46 gradi e appunto non ti perderai praticamente niente. E uno si potrebbe chiedere, dato che comunque questo non fa altro che prendere un display e mostrartelo agli occhi, che magari potrebbero esserci qualche tipo di problema di screen door effect, ovvero vedere letteralmente lo spazio tra un pixel e l'altro. Bene, avendo 49 di ppd vi assicuro che non accade mai, e poi soprattutto ragazzi si parla di un display micro OLED, è proprio così piccolo e è letteralmente impossibile che succeda. Il mio setup preferito è con il power bank, nel caso mio adoro Nintendo Switch, però c'è veramente tanto. Il power bank ti permette di poterlo portare fuori casa, di poter alimentare un computer nel mentre che lo stai utilizzando, telefoni, insomma è molto buono. Per esempio questo hub qui, avendo la doppia presa, puoi utilizzarlo anche su un telefono. Questo ti permette di avere la stessa, diciamo, funzione del Beam Pro, potendo alimentare sia telefono che occhiali, che è una figata. Il fatto di poter gestire luminosità, suono, l'intensità, quindi di quanto scuro vuoi che si vedano le lenti degli occhiali, ti permette di giostrare veramente benissimo ogni singolo contenuto. I film sono una goduria, sono veramente una figata pazzesca vedere uno schermo grande sempre disponibile davanti a te, che sia per produttività, per media o anche media spaziale, che sia per il gaming, cloud gaming, lavoro, veramente questi tutto li puoi usare per qualsiasi cosa tu voglia. Io sono diventato un fan di questi prodotti qua. Anche qui c'è un po' quella roba lì di vedere che dispositivo funziona di più o meno, come avevo citato prima, quindi questo è un fatto sempre sui telefoni così, ma ragazzi il poter indossare degli occhiali molto leggeri, vedere uno schermo molto buono, grande, poter giocare praticamente a zero latenza, poter vedere un film immediatamente dovunque sei, indipendentemente dalla stanza, anche questo, il limitarti dalla TV o dalla stanza o dal dispositivo, con questi, diciamo, ti apre a nuove possibilità, è veramente una tecnologia molto interessante. Sono i miei primi occhiali a realtà aumentata, i miei primi dispositivi del genere, come detto sono diventato un fan di questa tecnologia, assolutamente. Xreal Air 2 Pro assolutamente consigliatissimi. E sì, non sono gli occhiali a realtà aumentata sci-fi che riconoscono il mondo circostante, che ti fanno vedere Google Maps con la strada perfetta, insomma, no, non sono quelli. Ma per la visione di contenuti sono incredibili, per la tecnologia in cui siamo adesso è veramente incredibile. E vedere questi dispositivi qua, quanto effettivamente miglioreranno col tempo, ecco, sarà un'avventura incredibile e fantastica. Io come sempre sono Lumior, se ti piacciono i visori a realtà virtuale o gli occhiali a realtà aumentata, beh, potete iscrivervi al canale, anche solo per vedere quali altri dispositivi XR porterò nel canale. Ti lascio dei video qua che ti potrebbero interessare, beh, noi ci vediamo, come sempre. Ciao!